Sentendo Mirko che parlava di fiscalità agevolata, allora parlando dei cittadini per quel che riguarda la Thales, in un comune ad amministrazione a 5 stelle, cioè Mira, che sta in provincia di Venezia, quindi nel Veneto da cui provengo, sono riusciti a fare due cose, a rendere effettiva una riduzione del 10% per persone che vivono da sole, quindi una riduzione del 10% della Thales, e un'ulteriore diminuzione, adesso non ricordo se del 20 o del 30%, per le persone che fanno il compostaggio a casa propria. Quindi da un lato c'è magari la parte del Movimento 5 Stelle che legifera, che va a modificare il testo unico ambientale, dall'altro c'è un'amministrazione locale, comunale, che quando ha possibilità di governare un comune senza avere sempre i bastoni tra le ruote come magari li stiamo avendo noi a livello nazionale, ti dimostra che le cose si possono già cominciare a fare. Quindi alle prossime amministrative votate Movimento 5 Stelle, eh? Così abbiamo anche l'amministrazione che può fare quello che avete sentito. Adesso c'era ancora un signore che voleva fare una domanda, e lasciamo spazio al signore e poi a te. E volevo invitarvi, volevo stuzzicare la vostra curiosità, perché comunque abbiamo la fortuna di poter massacrare in diretta 5 parlamentari, quindi chiedere cosa sta succedendo in Parlamento, della decadenza di Berlusconi, sì, quegli argomenti che piacciono, quindi preparatevi delle domande, perché loro comunque in Parlamento ci stanno, noi no, e se avete delle curiosità su quello che avviene proprio in Parlamento, sfogatevi pure, loro sono ben contenti, giusto? Perché a Torino c'è un gruppo di lavoro sul lavoro in generale, ma esclusivamente sulla pubblica amministrazione, no? Però ci scambiamo i contatti ben volentieri. Faccio una provocazione. Se lei che l'ha proposta trova delle persone o in rete o anche localmente che vogliono lavorarci e buttate giù una bozza di idea, qualcosa, e la mandate a qualcuno di noi, noi la approfondiamo, convochiamo magari esperti nel settore, verifichiamo tutte le cose e possiamo proporla come proposta di legge, eccetera. Quindi l'iniziativa, l'idea che arriva, se è buona, poi si può trasformare in iniziativa politica. Non aspettatevi sempre che siamo noi, no, noi abbiamo un programma 5 Stelle che piano piano è 20 punti che stiamo cercando di trasformare proposte di legge in azione parlamentare, poi però arriva qualche idea buona, magari ne arrivassero tante che ci fanno, insomma, che ci alleggeriscono di lavoro e ci fanno portare proposte 5 Stelle in Parlamento. Per correttezza nei confronti di chi ha alzato la mano prima, noi raccogliamo la tua domanda, c'erano delle altre persone e poi ti risponderanno. E raccogliamo, dai, semplifichiamo tre. Un pochino, mi ha anticipato Filippo, perché in effetti la mia domanda era la seguente: noi come cittadini che non facciamo parte di istituzioni in questo momento, che sono semplicemente qua presenti e non sentiamo parlare, l'informazione che riceviamo per la maggior parte passa attraverso un filtro che si chiama televisione, un'altra parte che è minoritaria passa attraverso un sistema meno filtrato che è internet della rete. Noi volevamo sapere, le persone che sono parte delle istituzioni centrali del nostro governo e quindi non hanno filtri praticamente da quello che sta succedendo, quali sono qual è il panorama che ci si prospetta, a che cosa stiamo andando incontro, che non si sa, che non si dice, e soprattutto che cosa possiamo fare per cercare di cambiare le cose. Cioè, cercate di renderci consapevoli di che cosa dobbiamo morire, perché c'è qualcosa che sta succedendo. C'è l'EPA che dice che sta per arrivare la crescita, il prossimo anno arriva la crescita. Boh, di cosa dobbiamo credere? Cosa dovremmo sapere secondo voi? Grazie. Allora, dicevo che sono un animalista convinta e da tanto tempo che in Italia si parla di stop abuse action, raccolta firme, tutto quello che c'è come campagna
nei confronti della, della vivisezione, insomma, ce n'è di cose. Mi chiedevo se... Lo so che a te magari non, a te magari personalmente non interessa, mio marito è disoccupato, quindi capisco il tuo discorso, è a 40 anni, però siccome viviamo in un posto dove c'è, in un paese dove per fortuna o per sfortuna si può lavorare su tanti campi, su tanti fronti contemporaneamente, siccome, esatto, siccome è una cosa alla quale io tengo, mi chiedevo se eventualmente ci possa essere una discussione in commissione sull'avere negli scaffali, nei nostri bei supermercati, anche gli scaffali, oltre al bio certificato, che ci siano anche le aziende che non vivisezionano gli animali, che non sperimentano sugli animali determinati prodotti. Quindi vicino al mio bello scaffale bio, anche lo scaffale dei prodotti non testati sugli animali, ma non solo su quel prodotto, proprio l'azienda. Esempio, per poter verificare se quel tale prodotto è fatto da un'azienda che vivisezione, devi sapere che quella dasce della P&G che fa questo, che fa quell'altro, quindi per andare a monte ti devi fare un mazzo tanto e capire anche l'origine. Quindi ben distinti come c'è il free tonno, il delfino sul tonno che non si può mangiare, ci sono anche gli scaffali biologici, mi piacerebbe vedere anche gli scaffali con il marchio non vivisezione. Adesso facciamo rispondere, volevo solo un attimino fare un'integrazione sulla domanda del signore per quanto riguarda la riforma della pubblica amministrazione. Noi come Movimento 5 Stelle di Biella, tra i GDL di lavoro e quindi gruppi di lavoro operativi, abbiamo un gruppo che è il GDL Attività Istituzionali, che appunto si occupa di democrazia diretta, trasparenza e partecipazione, bilancio comunale, società partecipate, innovazione tecnologica e progetti europei. Quindi per accogliere le tue istanze, se tu hai delle proposte, ti invito a prendere questo volantino che trovi all'ingresso, mandare una mail, verrà inserito nella nostra mailing list dove vengono discussi tutti i punti riguardo appunto la pubblica amministrazione. Così come ci sono anche tutti gli altri GDL, ma nel caso specifico del signore può far parte della discussione e proporre le sue proposte. Poi per quanto riguarda le domande, la prima era quella del lavoro. Quindi sì, lavoro per chi ha perso il lavoro ed è over 30 o comunque non è più un teenager. Ciao, io sono over 30. Credo che finita questa legislatura mi troverò nella tua stessa situazione. Non lo so, non c'è un gran bel panorama politico, soprattutto nel discorso lavoro. Come dicevo prima, io non so se tu prima c'eri, ho parlato della garanzia giovani, dove si cerca di incentivare l'assunzione dei giovani. Noi ci siamo battuti fino all'ultimo, prima che passassero diversi provvedimenti, perché si estendesse a tutti. Da parte nostra, lì dentro, trovare un senso alle cose che fanno diventa veramente difficile, perché se noi portiamo la vostra voce, loro ci guardano come se fossimo dei marziani. Ma che volete voi? E questo è il rapporto che c'è tra noi e loro, perché loro non è soltanto il PD. La risposta alla tua domanda, adesso come adesso, non esiste, io non te la so dare, non ho la bacchetta magica, non ti so trovare un lavoro, mi dispiace, lo farei volentieri, forse nelle mie possibilità lo farei veramente volentieri, perché sto aiutando tanta altra gente in altri ambiti, però per trovare il lavoro le persone purtroppo non ce la faccio ancora. Ci stiamo muovendo, ci siamo mossi e continueremo a farlo, perché i provvedimenti non si fermino soltanto a una fascia di età, a una categoria di persone, a continuare a dividerci. Quello che io chiedo a tutti, indipendentemente che poi voi votiate movimento o meno, è quello di ricostruire il tessuto sociale, che è andato completamente distrutto. Noi siamo diventati degli individualisti. Io devo sentire il dovere di venire ad aiutarti, non posso fregarmi. Sì, Reddito Cittadinanza, noi lo abbiamo scritta la legge sul portale del movimento, è iscritto al movimento, al portale. Ok, no, okay.
è colpa sua. No, io volevo dire anche perché lo sguardo triste della ragazza. Quanti anni c'è? Ok, vabbè, sei quasi mia coetanea. Io ho fatti 40 da poco, sto più o meno nella condizione sua. Finita questa esperienza bella, comunque unica, del portavoce in Parlamento, torneremo. Io prima di entrare in Parlamento ormai ero quasi deciso la mia ragazza ad andare all'estero, probabilmente faremo quella fine là, chi può ci andrà, chi non può se la batterà. Il problema qual è? Il problema è molto semplice. Il vecchio sistema ti dice: vuoi un lavoro? Vai a bussare alle porte di qualcuno, di un politico, di partito, no? Lo fanno molti miei amici, non raccontiamoci fesserie, ma qualcuno poi in mezzo l'avrà fatto sicuramente, o il papà l'ha fatto per lui, la mamma, eccetera, e provare a trovare raccomandazione. No, non lo sto suggerendo, scusa, fammi finire il video. No, manco io, però c'è chi lo fa. Allora, le opzioni sono due, secondo me. Una è quella di continuare col vecchio sistema, che fa sì che tutto sommato il sistema politico abbia l'arma del ricatto: tu mi voti ma poi accetti quello che ti do, quindi ti metto la discarica dietro casa, ti metto la centrale nucleare. No, e io invece la metto in politica, perché questo è un problema politico, il lavoro è un problema politico. Io provo a dire la mia, magari non ci troviamo. Invece l'altra è quella di provare a cambiare il sistema, come? Con la partecipazione, lo stiamo facendo noi, certamente è una cosa che non ti risolve il problema oggi, qualcosa che comincia a costruire oggi per sperare che fra 5, 10, 20 anni forse riusciamo a cambiare qualcosa in questo paese, cambiando la cultura, cambiando il tessuto sociale, come dice Eleonora. Ho visto prima che ti sei irritata quando la signora ha detto, parlato di vivisezione, dice vabbè gli animali sì, però noi siamo peggio. Io lo capisco, ma questo è il problema, è la questione della guerra tra poveri, della guerra tra chi sta più peggio di qualcun altro. Io sono un cristiano vivo, ma soffro allo stesso modo quando vedo un animale che sta male, quando vedo un cristiano che sta male. Ok. Quindi il problema è che qui non ci dobbiamo fare la guerra né tra extracomunitari e tra italiani che stanno male, né tra umani e animali. Qui dobbiamo cercare di costruire una rete di condivisione e di aiuto, di sostegno comune, come una volta c'era nei palazzi, nel vecchio sistema, mia nonna me lo raccontava, nei condomini c'era la vicina di casa che ti teneva il figlio quando dovevi scappare, non c'era un problema, e l'altra vicina che ti dava aiuto, ti dava un pomodoro, una cosa, si aiutava e si condivideva. Dobbiamo ritornare al vecchio sistema quando la gente pareva più povera, però riusciva ad avere tutto. Oggi siamo tutti piccoli individui e compriamo migliaia di cose e non abbiamo niente. Appena ci inciampiamo non c'è il vicino di casa che ci aiuta. Quindi questo è un po' la cosa che volevo dire, poi mi spiace se non ho risposto alla domanda.